Il consigliere Cresà dà un consiglio, un'assemblea dei sindaci molto rapidi, bilancio approvato ma se ne era già discusso e anche questo nuovo piano per la Valle Arroscia per il trasporto, cosa ne pensa? Ma allora, per quanto riguarda il bilancio mi sono ovviamente già espresso, aggiungo il fatto che è un bilancio che vede dei segnali di miglioramento dove però bisogna fare obbligatoriamente ancora dei passi ulteriori, perché è chiaro ed evidente che ci sono alcuni aspetti di novità, ad esempio l'assunzione dei cantonieri, che sono alcune cose su cui per anni anche noi ci siamo personalmente espressi diciamo favorevoli su questo aspetto, però è chiaro che tutti ad esempio le risorse messe a disposizione per quanto riguarda ad esempio gli asfalti delle strade provinciali sono ancora molto carenti rispetto a quelle che sono le necessità, quindi noi continueremo nei prossimi, diciamo così, nei prossimi consigli provinciali a chiedere di mettere più risorse sotto questi aspetti che sostanzialmente riguardano la sicurezza dei cittadini. Per quanto riguarda il progetto che veniva citato, è un progetto sicuramente di buon senso, a cui va dato merito a chi sostanzialmente lo ha portato avanti. Credo che potrebbe essere anche replicato in altre zone della nostra provincia e credo che deve essere un obiettivo dell'amministrazione provinciale continuare a investire sul trasporto pubblico locale, che in questi anni ovviamente ha mostrato tutte le sue carenze.